Nasce dalla provincia di Chieti, territorio storicamente più generoso per quel che riguarda la produzione vitivinicola, ma è destinato ad espandersi presto su tutto il territorio regionale, è l'Associazione Giovani Viticoltori Abruzzesi, che in pochi giorni ha già raggiunto centinaia di iscritti. Tra le mission principali, oltre alla difesa dell'antica cultura enoica abruzzese, la sostenibilità economica delle aziende viticole e il trasferimento di know-how agli imprenditori e agli addetti per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, la promozione di sistemi e di politiche di tutela dalle calamità naturali e nella mitigazione dei rischi aziendali, anche alla luce dei recenti gravissimi danni causati dal fungo della peronospora che ha colpito oltre 20.000 ettari di vigneti. Inoltre, intento fondamentale della GVA, l'accreditamento con la Regione Abruzzo prevede il diritto di partecipazione nei cosiddetti tavoli verdi. Ci siamo istituiti perché a breve termine dobbiamo cercare di aiutare i viticoltori, dobbiamo cercare di risolvere questo problema, perché pur non denigrando il lavoro svolto dalle associazioni di categoria, dalle istituzioni della politica, però riteniamo che le risorse messe a disposizione sono insufficienti e a lungo termine andremo sicuramente a curare il benessere psicofisico dei viticoltori, la sostenibilità economica diretta alle aziende, visto il continuo aumento dei costi di gestione aziendali. Ecco, rappresentate una buona parte ovviamente dell'intero comparto che, come sappiamo tutti, in Abruzzo è molto ben rappresentato. Sì, voglio sottolineare che rappresentiamo già circa 100 iscritti, le iscrizioni nelle ultime settimane sono aumentate, abbiamo altre richieste immediate per nuove iscrizioni. Colgo l'occasione per ringraziare gli iscritti e invito tutti i viticoltori abruzzesi, giovani e non, a iscriversi, che abbiamo dei soci ordinari da 18 a 45 anni e over 45 sono soci sostenitori. Un appello lo rivolgo da presidente del GVA al governatore Marsiglio, all'assessore Imprudente, al governo nazionale, che bisogna trovare immediatamente, entro i primi 6 mesi dell'anno, una strada legislativa per far arrivare risorse economiche concrete nelle tasche dei viticoltori.